lui non è nuovo della cosa, lui è un amante della Calabria e viene dalla cultura ambientalista, una cultura sana veramente di cui abbiamo bisogno. Quindi ringrazio lui per il lavoro e per la presenza. Voglio richiamare anche l'attenzione dell'editore, perché guardate, io ero molto amico da parte di Florindo e sono amico di Florindo anche se non ci frequentiamo. Tantissime anni fa ero un po' geloso di quello che usciva dalla terza, dal editore sulla questione meridionale. E avere una casa editrice forte che possa pubblicare è una sicurezza per una comunità. Certo, con questo non voglio disprezzare le piccole case editrici che fanno quello che possono, perché la cosa che ritengo, dal mio punto di vista, è che chi fa l'editore lo fa per passione e per la cultura, non lo fa certamente per guadagno. Perché io mi ricordo quando con la buonanima di Masino Giusti, io alla regione, era assessore all'epoca, tentavamo di varare una legge alla quale lui ci teneva molto per la piccola editoria. E non ci siamo riusciti, perché la cosa buona non è, però mi ricordo la necessità e allora. E rifletto pure sulla questione dell'editoria, un fatto importante, l'indice di cultura, eccetera. L'importanza di questo libro, guardate, noi spesso ci perdiamo nella questione meridionale, spesso parlano persone che non la conoscono, spesso parlano persone che non riflettono, che ognuno libera delle idee che non hanno senso. Io ritengo che siano maturi i tempi di poter approfondire questa conoscenza e questo dibattito, perché è un'esperienza che dite, guardate, noi in Calabrese non conosciamo nemmeno la Calabria. E di questo credo che preparerà l'avvocato, certamente, per le sue conoscenze, per chi ha esposto gli scarponi, quelli scarponi della cinta tutta. E già è un fatto particolare. Una cosa che mi aveva colpito tempo fa, noi abbiamo la realtà di Gioia Tauro, con tutte le sue contraddizioni, con tutte le sue luci e le sue ombre. Ebbene, la realtà di Gioia Tauro fuori non si conosce, fuori si sente parlare così. Ma se uno ha la possibilità di andare a visitare all'interno 5 km di banchine, i movimenti che ci sono dentro, le lingue che si parlano, uno dice: ma qua siamo in Calabria o non siamo in Calabria? E molti di noi, chi non ha avuto la fortuna di entrare per motivi di lavoro, peraltro, non sa nemmeno che cosa c'è in questa terra misera e abbandonata. Quindi ritengo che questo libro sia un grosso contributo, sia per la questione della Calabria, sia per chi voglia conoscere i problemi, gli aspetti, cominciare a studiare per arrivare a far capire che il problema nostro non è un problema di assistenzialismo, che se l'assistenzialismo c'è stato e c'è stato sostanzialmente, è stata un'interpretazione distorta di quelli che sono i bisogni del Mezzogiorno, è stato fatto su misura di una classe imprenditoriale del nord che aveva colonizzato tutto il sud. È una questione economica, è una questione che dobbiamo rivedere per inquadrare lo sviluppo del Mezzogiorno come sviluppo della nazione. Io torno a ripetere, sicuramente non è la prima volta che noi approfitteremo, avvocato, per avermi qua ospite, per farci una chiacchierata in modo che qualcuno più di uno si faccia un'idea di quello che c'è, di quello che è stato scritto. Poi spesso, non so se con piacere o con dispiacere, dobbiamo prendere atto che tante lingue della Calabria che hanno un certo peso sono state scritte da autori che sono almeno italiani, per la verità. Molto lo scritto in tedesco, ed è un fatto, questo che si deve far pensare.